Questo approfondimento sul fascino degli scugnizzi mediterranei, più leggero e a tratti piccante, parte da una lettura alternativa della produzione di Gemito, alla luce di una sua presunta omosessualità. La prima produzione dell'artista è infatti popolata da ragazzini napoletani che vivono alla giornata e che, privi di limitazioni sociali o morali, sfruttano come fonte di sostentamento il proprio corpo, in fondo l'unica cosa che possiedono, accettando ad esempio di posare nudi. Osservando sculture come il pescatorello o l'acquaiolo, non possiamo non accorgerci della carica di sensualità che ne emana e che nei disegni diventa quasi sfacciata per le pose invitanti e maliziose. Suggestive sono inoltre le descrizioni di alcuni biografi di Gemito. Salvatore Di Giacomo, parlando dell'atelier ricavato nelle caverne dell'ex monastero di Sant'Andrea alle Dame, racconta: nelle sue peregrinazioni esplorative, Gemito aveva spiato continuamente, tra il pittoresco di quegli aggruppamenti, le movenze e la passione di quei giovinetti seminudi, la cui levigata ed intatta epidermide già pareva colorita da una patina metallica. Il Morisani, invece, a proposito del ritorno nella città natale nel 1880, dopo il soggiorno parigino, dice: «A Napoli, prime fra le altre, gli vengono incontro le figure dei ragazzi. Egli, che sempre e sopra ogni cosa le ha amate, queste care ghirlande di nude acerbi e sottili, si abbandona, ancora una volta, alle figurazioni che suggeriscono e tra esse trova quello che cerca». Per chi sostiene la tesi dell'omosessualità di Gemito, la sua involuzione a partire dal 1885 quindi non è dovuta solo ad una crisi artistica per la conoscenza di Meissonier e le richieste di committenti sempre più importanti, ma anche una crisi umana. Lontano ormai anche anagraficamente dai suoi scugnizzi, lo scultore si crea una famiglia normale, sposando la modella Anna Cutolo e diventando padre di Giuseppina. Questa repressione lo porterà prima ad uno scatto d'ira verso la figlia, alla quale romperà il naso spingendola contro un muro, e poi alla pazzia, dalla quale si risveglierà proprio dopo la morte di Anna. In quegli anni, la forza trasgressiva di Gemito e i soggetti omoerotici sono praticamente annullati, ad eccezione di due episodi. Un disegno per un manifesto pubblicitario per Il Mattino del 1904, che rappresenta un adolescente nudo a cavallo e che viene rifiutato perché ritenuto troppo osé, e le foto nude che si fa fare a 77 anni. Al di là delle tendenze sessuali, Gemito era sicuramente affascinato dalla bellezza dei ragazzi mediterranei, come molti artisti che venivano nel sud Italia per trarre ispirazione per le proprie opere. Il pittore tedesco Hans von Maré, nel 1873, realizza degli affreschi per la stazione zoologica a Napoli. Gli affreschi sono stati generalmente interpretati come la raffigurazione dell'unione di Germania e Italia, o della vita contadina da una parte e quella accademica dall'altra. Sono infatti messi a confronto il nord e il sud, la natura e la scienza, un'etica puritana e una permissiva. Gli uomini italiani sono lavoratori atletici e virili, uniti nell'ardore del lavoro e dalla gioia di vivere, mentre i tedeschi siedono con atteggiamento melanconico. Wilhelm von Gloeden, invece, viene in Italia per motivi di salute, ma grazie alla conoscenza di Michetti, D'Annunzio e soprattutto del cugino von Plushov si accosta alla fotografia. La sua produzione si divide in tre categorie: scene di antiche rovine e panorami, foto di gente e vita semplice in Sicilia e studi di ragazzi. Questi possono essere ritratti singolarmente, in gruppo o essere disposti a ricreare una sorta di narrazione. La maggior parte sono nudi e mostrano le loro genitali o le natiche alla camera, ma alcuni vestono delle toghe in stile greco, rendendo palese l'interesse del fotografo per il classicismo. Altre opere suggeriscono che si è consumato un dramma, come questa, in cui un giovane in ginocchio osserva il corpo supino di un altro che sembra morto, forse un'allusione alle vicende di Achille e Patroclo. Caino o Solitudine, invece, del 1900 circa, rappresenta un ragazzo seduto su uno sperone di roccia, con la testa abbassata e le braccia che stringono le gambe raccolte. I capelli ricci e mori e la morbida pelle scura incarnano il tipo italiano e contrastano con l'aspro contorno delle rocce.
Si tratta di una tipica scena romantica che rappresenta la piccolezza dell'uomo rispetto alla natura e che riprende un dipinto di Flandrin del 1835. Il pubblico che non è ristretto alla cerchia omosessuale non è offeso da queste immagini, forse perché i siciliani sono ritenuti dagli inglesi e dai tedeschi esotici abbastanza perché il loro comportamento possa essere considerato nativo. L'unica eccezione è appunto il processo che l'artista deve subire durante il periodo fascista e dal quale uscirà assolto. D'altro canto, come è possibile vedere ad esempio nel Foro Italico, il governo di Mussolini è tra i principali promotori della bellezza e della forza mediterranea. Il foro, costruito da Enrico del Debbio a partire dal 1928 e inaugurato nel 1932, presenta varie statue di possenti uomini nudi, con alcuni richiami classici, che rappresentano una diversa provincia italiana alle prese con uno sport. Anche in questo caso le illazioni si sprecano, ma ci aiutano a ritornare a Gemito. Infatti, è proprio il partito fascista a promuovere la prima mostra di Gemito a Milano nel 1938. Nell'introduzione al catalogo, conservato in raccolta Grassi, Gemito è definito come il più grande scultore apparso in questi ultimi 70 anni. E sebbene un po' pomposo, possiamo essere d'accordo nel dire che, nelle sue geniali creazioni, espresse l'atteggiamento, il palpito, la vita, la sensibilità di nostra gente italica, di questo popolo più schietto, vivificandolo nel soffio animatore della sua grande anima.